Dal santuario di Fondo Patturelli proviene una statua di dimensioni maggiori delle altre, seduta in trono, che reca simboli interpretabili come un melograno nel palmo della mano sinistra e una colomba in quella destra. La scultura, priva di infanti, è stata ritenuta la statua di culto del santuario, ma non esistono prove a supporto di tale ipotesi. La presenza degli infanti sulle altre statue votive e il gesto dell'allattamento rimandano certamente ad un culto connesso alla maternità. Le proposte di identificazione della divinità venerata sono molteplici, considerata la perdita dei dati di scavo ottocenteschi avvenuti in maniera molto disordinata. Si è proposto di riconoscervi la Dea Matuta, divinità che rappresenta e protegge la maternità e i neonati, segno del ciclo biologico che include la morte e il culto funerario degli antenati. Nel santuario, oltre alla statua di culto, sono state rinvenute più di 160 statue conosciute come Matres Matute. Probabilmente erano collocate lungo pareti l'una accanto all'altra e disposte in modo da essere visibili solo frontalmente. Le matres sono scolpite nel tufo grigio del Monte Tifata e rappresentano una donna che dona alla dea la propria immagine accompagnata dai figli per propiziarne il favore. Le sculture rappresentano una donna seduta su una sedia, o meglio un trono, con in grembo uno o più bambini fino al numero di 12, avvolti solitamente in fasce. In alcuni esemplari la donna è rappresentata mentre allatta il bambino mostrando il seno nudo. Veste un chitone, abito di foggia greca, che lascia scoperte le braccia ed è annodato in vita da una sottile cintura. Completa l'abbigliamento un ampio mantello che copre il capo e giunge fino alle ginocchia. Numerose le statue che portano bracciali, sia ai polsi che al braccio, e orecchini. Ulteriori elementi ornamentali, come particolari dell'acconciatura, erano resi dalla stuccatura di cui restano solo labili tracce. Da questo gruppo di matres si distinguono tre statue che rappresentano un personaggio accovacciato posizionato all'interno di un'edicola, probabilmente raffigurante una scena di parto. Un unico esemplare rappresenta un personaggio stante con una colomba da donare alla divinità. Le statue sono a dimensioni del vero, anche se non mancano quelle di dimensioni inferiori. Le caratteristiche stilistiche indicano un arco cronologico della loro realizzazione tra il V e il II secolo a.C. Le statue più antiche presentano anche un solo bambino. Le più recenti appartengono alla fase di vita romana della città e sono caratterizzate dalla presenza di bambini in piedi, accanto al trono, e da iscrizioni che riportano il prenome femminile dell'offerente.